La colazione è il pasto principale della giornata, per cui deve essere nutriente, ma dare anche tanta soddisfazione. Oggi abbiamo deciso che non ci faremo mancare proprio nulla. Prepareremo una bevanda speciale, il Golden Milk, dei buonissimi muffin e degli ottimi brownie. Cominciamo tagliando la zucchina. Vado a prendere il tritatutto e torno. Abbiamo il tritatutto, molto facile, mettiamo le zucchine all'interno del tritatutto, miele, andiamo a dolcificare con del miele, io utilizzo quello d'acacia, burro di arachidi che adoro, se non vi piace il burro di arachidi potete utilizzare un altro burro di frutta secca, ok, cacao, il cacao è fondamentale in questa ricetta perché ci va un po', anzi un bel po', a coprire il sapore della zucchina. Un pizzico di sale, che lo metto spesso nei miei dolci. Crusca di avena. Vaniglia. E un po' di latte. Poi ovviamente andremo a regolare. Iniziamo a frullare. Adesso momento assaggio, quando c'è il cioccolato assaggio sempre. Fantastico. Prendiamo due cocottine da forno e un po' d'olio per oliarle. Così siamo sicuri che si staccano. Distribuiamo su tutti i lati. Ora versiamo tutto con lo stesso cucchiaio, tanto è quello che ho dato prima, all'interno. Uno. Riempiamo anche il secondo. Perfetto. Ora sono quasi pronti per andare in forno. Io gli metto sopra un po' di cioccolato, che sta sempre bene. Dei pezzettoni qua e là, che vado a spezzettare con le mani. Ok. Anche perché il cioccolato è un'ottima abitudine per il buon umore al mattino. I muffin sono in forno, circa 30 minuti a 180 gradi. Intanto prepariamo i brownie. Ingrediente speciale per i brownie sono i ceci, così andiamo a dare anche una componente proteica al nostro piatto. Mettiamo dentro la banana, i ceci, mettiamo all'interno la crusca di avena, sempre un po' di sale, l'olio, o extravergine di oliva, oppure olio di cocco o olio di semi. Ancora del cacao. Frulliamo tutto. Poi andremo a regolare la quantità di latte. Il mio composto è pronto, lo trasferiamo all'interno di una pirofila, 14x14. Ho messo un po' di carta da forno sul fondo, così sarà più facile staccarlo. Con un cucchiaio lo metto sul fondo. Distribuiamo bene contro le pareti. Ho utilizzato la banana in questa ricetta. La banana serve già per dolcificare le ricette. Ovviamente più è matura, più darà, diciamo, una nota dolce alla ricetta, però un minimo di miele sopra glielo andiamo a mettere lo stesso. Così, e si completa con del cioccolato. Io lo spezzetto sempre con le mani perché è più pratico, però potete anche mettere su un tagliere con un coltello. Direi che il brownie è pronto per essere infornato. Il brownie deve cuocere in forno, sempre a 180 gradi, per 20 minuti. Manca la bevanda speciale, il golden milk o latte d'oro, ma non vi preoccupate, di d'oro non c'è nulla, è semplicemente la curcuma che gli va a dare un colore dorato.
Latte, io vi consiglio latte di cocco, in questo caso non è un cocco quello per cucinare, quindi non è la crema di cocco, è il latte di cocco da bere, oppure il latte di mandorla. Andiamo ad aggiungere un po' di vaniglia, così, un po' di curcuma, un cucchiaio abbondante di miele, ok. Ultimo ingrediente, e non mi sto sbagliando, il pepe. Il pepe perché? Perché serve per andare ad aumentare le proprietà della curcuma sul nostro corpo. Giusto un minimo. Cosa faccio? Devo mescolare. Molto artigianale, direi. Poi cosa faccio? Mi regolo sul colore. Se lo voglio più dorato, aggiungo ancora un pochino di curcuma. Gliene metto ancora un minimo. Shakera, shakera. Ok, il nostro cocktail è pronto, andiamo a vedere come sono messi i brownie e muffin. Le cocottine si sono raffreddate, le andiamo a completare. Se vi ricordate, ho utilizzato il burro d'arachidi all'interno, lo vado a mettere anche un pochino sopra. E il nostro muffin è pronto. Poi abbiamo il brownie e lo andiamo a trasferire sul tagliere. Così, diciamo in quattro parti, e direi che ci siamo. Comunque ragazzi, non si può sempre partire carichi al mattino, ogni tanto anche a me capita, suona la sveglia, posponi infinito e dico vabbè dai cotto, per oggi ti alleni domani. Manca solo il golden milk e la colazione è completata. Quindi abbiamo deciso che partiamo con le buone abitudini? Così, di certo, non facciamo fatica. Partiamo dai muffin. Tagliamo a rondelle una zucchina e mettiamola nel tritatutto. Addolciamo con un po' di miele, aggiungiamo il burro di arachidi, cacao, un pizzico di sale, crusca di avena, vaniglia e un filo di latte. Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Prendiamo due piccole cocotte. Ungiamo e riempiamole con il nostro composto di cioccolato e zucchine. Finiamo con qualche pezzetto di cioccolato. Inforniamo i muffin e facciamoli cuocere a 180 gradi per circa mezz'ora. Dedichiamoci ai brownies di ceci. In un frullatore mettiamo una banana, i ceci precotti, la crusca di avena, un pizzico di sale, l'olio, il cacao ed il latte. Quando il composto è pronto, versiamolo in una pirofila da forno 14x14 cm con un pezzo di carta da forno sul fondo. Versiamo una colata di miele sopra e per finire dei tocchetti di cioccolato. Inforniamo anche il brownies a 180 gradi per 20 minuti. Sforniamo i muffin e il brownie e lasciamoli intiepidire. Decoriamo il muffin con una colata di burro di arachidi. Impiattiamolo con il brownie che tagliamo in quattro parti. Ci manca solo il golden milk. Prendiamo il latte di cocco, aggiungiamo un po' di vaniglia, un cucchiaino di curcuma, un cucchiaio abbondante di miele e un pizzico di pepe. Agitiamo bene. Quando il latte diventerà dorato, è pronto.